Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto della cosmesi. Il premio è quello di Avvocato dell'anno, boutique di eccellenza, diritto della cosmesi. Andiamo a leggere la motivazione. Per la versatilità, l'innovatività e la competenza con cui affronta tutte le controversie nell'utilizzo dei prodotti cosmetici, per l'attenzione e il rilievo che ha saputo dare alla materia giuridica, contraddistinguendosi come punto di riferimento nel diritto della cosmesi. Il premio va a Valeria Saronni, Accolla e Associati. Saluto in collegamento con me, proprio lei, l'avvocato Valeria Saronni, partner di Accolla e Associati, e l'avvocato Marco Accolla, managing partner di Accolla e Associati. Saluto entrambi, bentrovati. Bentrovata, buonasera. Bentrovato. Buonasera, allora io parto proprio dall'avvocato Saronni, perché partiamo da questo aspetto, cioè la materia del diritto della cosmesi è sicuramente complessa e di nicchia. Mi piacerebbe sapere come è stato impostato proprio il lavoro in questo senso, il lavoro di ricerca del manuale e soprattutto come viene impostato il lavoro di consulenza, alle aziende produttrici di cosmesi. Sì. Allora, sicuramente si tratta di un settore di nicchia a cui noi ci siamo avvicinati nell'ambito della più ampia consulenza che rendiamo quotidianamente alle aziende, tra cui ci sono anche per l'appunto aziende produttrici di prodotti cosmetici. Nel manuale che ho pubblicato, Diritto della Cosmesi, affronto varie tematiche che possono essere interessanti non solo per il giurista e quindi in maniera tecnica, ma anche per l'uomo comune, come per esempio devono essere rese ed indicate le informazioni relative ai prodotti cosmetici sulle etichette, come deve essere svolta la pubblicità dei prodotti cosmetici da parte dei produttori degli stessi. Analizzo poi dei casi pratici facendo riferimento anche a delle pronunce che sono intervenute nel settore, come per esempio casi in cui aziende di prodotti cosmetici hanno ricevuto delle sanzioni anche abbastanza pesanti per aver pubblicizzato, per esempio, creme antirughe come aventi straordinarie proprietà di anti-invecchiamento che si sono poi in realtà rivelate semplicemente banalissime creme idratanti, oppure nella dicitura che viene utilizzata in certi dentifrici che recano la dicitura utilizzato con lo stesso elemento utilizzato dai dentisti, in realtà creano inganno nell'utente che pensa di accedere ad un servizio pari a quello reso professionalmente. In particolare poi faccio riferimento sempre nel mio manuale e abbiamo approfondito molto la materia in studio, dei cosiddetti prodotti cosmetici cruelty free. Ci si chiede quindi quando un prodotto cosmetico possa effettivamente essere pubblicizzato come cruelty free, cioè quando non sono state svolte sperimentazioni sugli animali, senza violenza sugli stessi. Quindi in questo caso ci sono varie tematiche da affrontare, ma in particolar modo basta rilevare che tanti prodotti cosmetici recano questa dicitura pur contenendo degli elementi che in altri settori hanno necessitato una sperimentazione sugli animali. E allora in quel caso noi rendiamo appunto consulenza per far capire alle aziende quando possano o meno utilizzare questa dicitura. È importante poi rilevare che nell'ambito comunque del panorama comunitario c'è stato un approfondimento da parte del legislatore che sta cercando di far passi in avanti sulla questione, nel senso che ci sono norme, come quelle contenute nel regolamento comunitario di riferimento, che vietano appunto la sperimentazione sugli animali e promuovono l'utilizzo di metodi alternativi. E da questo punto di vista il diritto della cosmesi e la cosmesi in generale potrà essere vista come apripista rispetto ad altri settori, proprio per cercare di potenziare l'utilizzo di questi famosi metodi alternativi ed evitare quindi la sperimentazione sugli animali, che è una tematica molto sentita e molto importante a mio parere. Assolutamente, ecco, guardi, avvocato Saronni, mi permetto di dire che la mia domanda ovviamente nascondeva anche una certa curiosità femminile, no? Però questa parte, ecco, sì, beh, quello è normale, però guardi, io sono una animalista convinta, quindi non posso far altro che Anch'io.
ecco, che applaudire a tutta questa parte che giustamente ha preso un po' di tempo per una spiegazione ancora più mirata. Quindi complimenti, insomma, mi sento questa, al di là Grazie. dei complimenti che arrivano in generale per il premio, naturalmente, sul quale peraltro non le ho ancora chiesto un commento a caldo. Resto ancora un attimo da lei, poi vado dall'avvocato a colla. Poi gli altri complimenti erano anche tutti, insomma, miei personali. Prego, allora, questo riconoscimento che cosa significa per lei? Per me è importantissimo, è un punto di partenza, non un punto di arrivo, ma sono felicissima. Devo ringraziare lo studio Accolle Associati che ha investito in me per questo approfondimento, per appunto nel diritto della cosmesi. L'idea non è solo mia, ma è anche dell'avvocato Marco Accolla, che per primo ha iniziato a studiare questa tematica e sono stata felice di approfondire. Quindi è un Infatti, ringraziamento in infatti. Perfetto, particolare a tutti i miei soci. allora io vado proprio dall'avvocato Accolla per questo punto che già l'avvocato Saroni diceva, cioè lo studio Accolla Associati è il primo ad aver proprio identificato le peculiarità giuridiche del settore della cosmesi. Come è stato possibile raggiungere questo risultato? Buonasera. Immagino possa ricondursi all'approccio che i professionisti dello studio hanno con i clienti. Non ci si limita alla mera consulenza, ma si fornisce un supporto completo e proattivo che tiene conto di tutti gli aspetti posti all'attenzione del professionista. È proprio il caso delle aziende che si occupano di cosmetica, a cui lo studio presta assistenza. Non ci siamo limitati al trattare lo specifico tema contrattuale piuttosto che la questione legata alla pubblicità. Interagendo con il cliente, l'avvocato Saronni è stato in grado di cogliere gli aspetti organici della materia, tanto che poi ne è venuto fuori un vero e proprio manuale. Per cui questi sono i risultati di una proposta completa al cliente che cerchiamo di praticare nel nostro studio. Il futuro, da adesso in avanti, sto ancora un secondo da lei, avvocato Accolla, per poi salutarvi. Come lo vedete? Dal punto di vista professionale, la categoria degli avvocati, così come tutte le categorie, vivono gli effetti dell'attuale pandemia. Devo dire che sono convinto che gli studi più strutturati ne usciranno più forti, per cui confidiamo di far parte di questa categoria e di Certo. avere una buona prospettiva per il futuro. Beh, insomma, avvocato Saronni, è di buon auspicio questo premio allora, no? Per un'ultima Esattamente. battuta anche da parte sua. Insomma, penso che valgano le stesse parole che Sì, diceva appunto il suo collega. Ok, perfetto. esattamente, grazie mille. Ah, grazie a voi e Grazie complimenti naturalmente a voi. Ringraziamo l'avvocato Valeria Saronni e l'avvocato Marco Accolla per essere stati in nostra compagnia e a presto. mille. Grazie ancora. Grazie, grazie.